One, two, three, prova, prova. Ciao a tutte amiche del canale di Momissima e bentornate ad un mio nuovo video. Anche oggi parliamo di salute e di bellezza, ma con un cenno rigorosamente al bio e al naturale. Ma prima, sigla! Ciao, allora bentornate, nuovamente felice di rivedervi tutte e tutti. Oggi volevo parlarvi, come avrete capito anche dal titolo del mio video, degli oli corpo e viso che utilizzo per fronteggiare questo inverno molto molto rigido. Quindi degli oli per il corpo e gli oli anche per il viso e all'occorrenza anche per capelli. Parliamo di oli rigorosamente vegetali puri o biologici, per cui vi vado a citare l'olio di jojoba della linea Alchemilla, che voi conoscete molto bene, c'è cioè chi mi segue sa perché la nomino spesso questa azienda, che ha vanta tantissime certificazioni, è un 100 ml ed è un olio vegetale. Cosa fa questo olio di jojoba? Per quale motivo lo vado a utilizzare? Allora ragazzi, è una pelle molto diciamo grassa, acneica, però ci sono dei particolari periodi dell'anno che, in cui ho bisogno di idratare delle zone particolari che si vanno lo stesso a screpolare, come le zone diciamo più periferiche che possono essere le mani, quindi la parte anteriore delle dita qui, oppure qui su sul dorso delle mani, ma non solo, anche per quello che riguarda il viso. Ovviamente ci sono delle zone, la classica zona T, che sarà quella che risulterà sempre un po' più grassa rispetto alle altre, per chi ha la pelle mista o... Questo è un olio particolarmente pregiato, estratto dai semi di Simmondia chinensis, perché è ricco in tocoferoli antiossidanti. L'olio di jojoba risulta molto efficace nel ripristinare la barriera idrolipidica, quella cutanea, carente nelle pelli secche e ipolipidiche, ma anche diciamo nelle zone appunto che sono soggette a screpolamento durante le stagioni più rigide, e questo è il mio caso specifico. Però l'olio di jojoba, così come l'olio di argan, sono degli oli molto ricchi di principi attivi vegetali o comunque naturali, che riescono ad entrare in profondità a curare la pelle, i capelli, senza rendere appunto la pelle comedogena, facendola respirare allo stesso modo. Infatti l'olio di jojoba assicura un effetto idratante indiretto, nonché un ottimo effetto emoliente ma non occlusivo, come vi stavo dicendo prima. Ha tantissime certificazioni, io lo applico così ragazze, la mattina attualmente sento la necessità di idratare maggiormente gli occhi, quindi il contorno occhi, che vuoi un po' con l'età, vuoi un po' appunto con il periodo molto molto freddo, mi tendo a sentire secchi, ho bisogno proprio di reintegrare un pochettino questo manto idrolipidico di cui spesso magari sento carenza. Ma è proprio il periodo secondo me, quindi in pratica non so se esagero, ma secondo me no. Io con questo contagocce, guardate com'è fatto, veramente molto molto buono, come anche come si presenta il packaging in vetro scuro, questi sono tutti particolari da non sottovalutare. Ebbene, dicevo, io prendo questo contagocce, ne metto proprio due gocce proprio sull'indice, sul pollice della mano, e vado a massaggiare proprio il contorno degli occhi in maniera proprio profonda, come dire. Ripeto, l'olio di jojoba, benché sia un olio, non è assolutamente occlusivo, così come quello di argan, per cui a mio avviso, ma non solo, non lo dico soltanto io, anche le pelli più grasse possono, con cautela ovviamente e in particolari zone, utilizzarlo senza creare danni e senza per questo soffocare la pelle più soggetta purtroppo alle impurità e ai punti neri o brufoli che siano, dipende poi dal periodo, dagli ormoni e dall'età. Allora, poi ancora, per quello che riguarda la cura del mio corpo, ho un olio buonissimo, io vado in piscina come voi sapete, e attualmente sto utilizzando l'olio anticellulite della linea Anthos, che è questo qui, una combinazione di principi attivi, poi vi faccio vedere proprio la foto qui su. È una miscela di oli, l'olio anticellulite alle mandorle dolci, ipocastano, quercia marina, rusco, edera, trigonella, ginepro, centella, tè verde e fieno greco. Quindi è un composto pazzesco, questa grande miscela di oli puri, quindi tanti principi attivi tutti racchiusi in un unico olio. È un gel, diciamo un olio fresco, anticellulite e linfodrenante. Se applicata con costanza favorisce il drenaggio dei tessuti ed il loro rassodamento, particolarmente adatto per chi desidera massaggiare a lungo il proprio corpo. La sua formulazione permette un rapido assorbimento,
Dopo l'applicazione lascia sulla pelle un delicato profumo di olio essenziale di salvia. L'olio essenziale di salvia è un toccasana, ci sono svariati utilizzi, prima o poi vi farò un video, vi parlerò anche degli oli essenziali, ci sto pensando perché molti mi chiedono l'olio essenziale di tea tree oil, la salvia, il limone, a cosa servono. Ne farò un video perché sono degli argomenti che mi interessano tantissimo. E quindi il modo d'uso, io come lo utilizzo? Dopo la doccia o il bagno, ne verso una certa quantità sul palmo della mano e massaggio ovunque, anche sulla pancia, diciamo sui fianchi, glutei, le gambe, ma un po' da tutte le parti. E mi piace questa sensazione proprio di idratazione estrema che mi va a dare. Nello stesso tempo è anche un olio con molti principi attivi, come vi dicevo, che è utilissimo proprio per il drenaggio dei tessuti. Ancora, allora amiche, per quello che riguarda invece gli oli solidi, vorrei aprire una parentesi. Che cos'è un olio solido? È un panetto al 100% naturale, a base di burro di karité, di olio di argan, olio di cocco, olio di jojoba, di burro di cacao e delicate fragranze, quindi a seconda di quella che voi andrete a scegliere. Si può utilizzare, come faccio io, dopo la palestra o dopo la piscina. In questa piccola scatoletta è racchiuso un olio idratante con una crema idratante in sé. Si presenta come un sapone che è contenuto dall'interno di una scatoletta di plastica per poterlo ben trasportare. Come si utilizza l'olio solido? Allora, l'olio solido non è nient'altro che un concentrato di oli con la crema idratante, quindi a mo' di saponetta, viene inumidito sotto l'acqua e passato dopo una normale doccia o dopo un normale bagno. Quindi può essere utilizzato proprio per idratare ulteriormente il corpo con una maggiore efficacia rispetto ad una semplice crema idratante. Non lascia la pelle unta, è biologico e naturale e soprattutto è molto profumato. Quindi ci sono varie essenze, io attualmente utilizzo quello alla mirra, ma d'estate mi piace moltissimo quello al cocco. Ed ecco qui accontentata la visione anche dell'olio solido. Questo video l'ho assemblato successivamente, ma non potevano mancare. Questi sono i panetti dell'olio solido, amiche, da 100 grammi. Io ho qui la fragranza al gelsomino, quella alla mirra che è buonissima, molto esotica direi, e quella all'uva fragola che è proprio profumatissima. Poi ancora ho il cocco, vedete qui, poi ci sono il fior di loto, ancora la rosa, il muschio bianco e così via, quindi sono veramente veramente molto sfiziosi. Questi sono un vero nutrimento per la vostra pelle. Come potete vedere ci sono delle pluricertificazioni, c'è vegan, cruelty free, staibenecosmetica.com è il sito dove si possono reperire, e sono veramente veramente una novità gradevole, sia da regalare che da provare su se stessi. Quindi come routine o come comunque dopo doccia o dopo bagno, sono un'alternativa appunto ecologica e profumata soprattutto all'olio stesso in sé e alla crema idratante. Quindi è un misto, è un mix, una combinazione, un nutrimento completo per la vostra pelle. Ingredienti veramente molto molto naturali e molto buoni, ok? E questo è l'olio solido. Un altro olio molto molto efficace, sempre per il linfodrenaggio dei liquidi della vostra cellulite, che praticamente utilizzo a fasi alterne insieme all'olio della Anthos, è il phytogel della saponaria. Benissimo, siccome mancava il phytogel negli oli che vi volevo elencare, ho assemblato questo video successivamente. E veniamo appunto al phytogel. Che cos'è il phytogel? Il phytogel è un olio corpo da massaggio della saponaria che io alterno ai miei oli drenanti, nonché alle mie creme che utilizzo solitamente proprio per stimolare la circolazione e per ridurre gli inestetismi della cellulite. Quindi dopo finita la mia sessione in piscina, mi dedico all'asciugatura e appunto alla stesura di questi oli. In questo caso il phytogel è un olio al 100% naturale, appunto della saponaria, che ha delle particolari proprietà stimolanti e tonificanti ed è un prezioso alleato e un ottimo coadiuvante contro gli inestetismi della cellulite, quindi anche effettua un massaggio linfodrenante. Contiene degli estratti naturali di ginkgo, di edera, di rusco, degli oli essenziali purissimi come limone, menta e rosmarino. Io lo consiglio veramente a tutte, a parte che ha un odore molto fresco e molto forte. Tra gli oli che utilizzo, diciamo che quello che maggiormente mi dà la sensazione che faccia effetto, ad esempio quello della Anthos che vi ho fatto vedere poc'anzi, non mi dà la stessa gratificazione proprio a livello epidermico che mi dà quest'olio. Quindi io lo consiglierei tantissimo, vivamente, ed è tra i miei preferiti insieme alla crema termica dell'Alchemilla 90-60-90.
È un 100 ml di formato e diciamo lo verso, questo non ha l'applicatore, quindi il contagocce, lo verso un po' sul palmo della mano e lo spalmo generosamente su tutta la zona, ecco, quella critica, ok? E questo ve lo volevo far vedere, rappresenta appunto uno degli oli più buoni che ho al momento. Infatti ho cambiato location, ecco perché volevo assemblarci proprio anche il fito, cioè il che mi mancava all'appello proprio girando il video sui miei oli. Poi parleremo anche degli oli essenziali di limone e menta che io adoro tantissimo e li utilizzo anche per aromaterapia, ma non solo. Ok, quindi questo è un altro prodotto veramente veramente molto buono. Però non dimenticate anche i fanghi della saponaria, non dimenticate la 90-60-90 crema termica attiva dell'Alchemilla. E a tal proposito, la prossima volta magari vedremo proprio anche le creme o gli scrub per il corpo, anticellulite o antismagliature che siano, perché ce ne sono veramente tantissime. Intanto da Momi è tutto, penso di avervi fatto fare un breve excursus proprio su questi vari oli che utilizzo, per me sono veramente un toccasana, sono una salvezza estrema in inverno, ma non solo, anche in estate, perché amo proprio, nonostante io abbia capelli tendenti più al grasso, quindi la cute, non parlo delle punte, no? Comunque anche il viso, a livello di occhi ho trovato giovamento proprio per il contorno degli occhi, no? Con l'olio di jojoba che vi ho fatto vedere, e a livello proprio di epidermi, per quello che riguarda del corpo invece, trovo fantastico sia l'olio anticellulite dell'Anthos, vi ripeto, che il fitocell, l'olio da massaggio della saponaria. Per il momento è tutto, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel mi piace sotto, ma non per ingordigia o per vanità, come si dice, anche se fa sempre piacere, ma proprio per far crescere il canale, perché come insomma voi sapete YouTube funziona in questo modo, magari le visualizzazioni e le iscrizioni nonché i like fanno sì che i canali vadano un po' più in circolo e vengano conosciuti maggiormente. Siccome la mia finalità principale è appunto divulgare il bio, io spero, il bio comunque i prodotti naturali, spero di aver fatto cosa utile e spero di avervi dato anche questa volta delle informazioni utili che vi possano interessare. Vi mando un bacio, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e per arrivederci al prossimo video da Momi, ciao!